stai zitto, che almeno loro sono famosi. Ti stupro la madre. Ah, è vero, tu sei figlio di due transessuali del cazzo. Bellissimo. Benvenuti in questo nuovissimo capitolo di Spermini alla riscossa. Volume 6. Finalmente. Sei una merda. Feticista Finocchio è un coglione puttana. Finalmente possiamo aggiungere un termine alla mia lista. Perché? Dovete sapere, sono stato definito in passato blasfemo, omofobo, plebeo, immigrato di merda, comunista e fascista, addirittura. E ovviamente aggiungiamo adesso... Cos'era? Feticista... Puttana... Finocchio, ok, ci sta. L'avete mai visto un Finocchio omofobo? Finalmente esiste, sono io. Ah, mi manca zoofilo, necrofilo, pedofilo e coprofago. Ok, quindi muovetevi a insultarmi anche con questi termini, così completiamo la lista. Grazie mille. Abbiamo un piccolo intellettualoide, si può dire? Si può dire. Evitiamo di criticare cantanti stupendi. Pensate ai vostri. Ai vostri, capite? E per la categoria parlo un po' italiano ed inglese per darmi un tono ed essere un po' più hipster, abbiamo questi commenti. Ucciditi, cazzone, non nominare il nome di zio invano. E chi cazzo lo conosce tuo zio? Perdente, kill yourself. Eh? Merda, sei una cacca, fuck. Mi piace. Kill yourself. Qui abbiamo una piccola spermina schizzinosa. A me sei un po' antipatico e hai una brutta voce. Lo so, purtroppo è questa. Ma io me la sento bellissima. Sapete, no, la cosa di sentire la propria voce bella, ma in realtà poi quando la senti registrata ed è una cosa orribile. E anch'io vivo questa brutta esperienza, anche voi scommetto, vero? Ho questa voce, purtroppo, mi spiace. Cerco un pochino di interpretarlo, questo qua, a mo' di teenager, telefilm di MTV. Avete presente quelli proprio bruttissimi, dove c'è la tipica bionda, cagacazzo? Ma stai zitto, troia! Ci sta? Cazzo parli, che fastidio, falso saputello, faccia da frocio. Faccia da frocio. Poi abbiamo uno sperminello educato. Lui mette le mani avanti, ok? Senza offesa, ma sei un coglione. Senza offesa, però. Senza offesa. Sotto il video dei The Colors, le bimbe ribelli, ho ricevuto questo commento interessante, forse anche istruttivo. Vediamolo. Molto teologico. 1. Se non sai perché lo hai fatto, stai zitto. 2. Ragazzine, vai a chiamare qualcun altro, ma non a loro. 3. Siamo liberi di scrivere ciò che vogliamo sotto i tuoi post. 4. Se ora quello che ha fatto, per esempio, lo aveva fatto Justin Bieber, non era successo nulla. 5. Ma perché avete sempre la bocca ai The Colors? Che non vi hanno fatto niente. 6. Ha fatto bene a farlo. 7. Se non sapete la loro storia, state zitti. Oh, vi presento i 7 peccati sperminali. Ah, i miei preferiti, quelli fissati con la ricchezza degli altri. Avete presente, no? Gente che guadagna tantissimo e loro te lo rinfacciano dicendo: oh, loro guadagnano e tu sei nessuno, come in questo caso. Ma perché non ti fai una vita? Tanto tesoro, i The Colors, i migliori erano e i migliori restano, no? Te sei qua a dire cazzate e loro sono a Milano a farsi soldi. Ciaone, bello! Ciao! Oh, madonna, questo ciaone! Fermi, fermi, fermi! Da notare il nome di questo profilo! Stash Fior di Spino! Ma sarà veramente lui? Un altro utente che sarà sicuramente una spermina, che in questo caso non ha il nome di Stash Porco Spino, ma ha proprio l'immagine del profilo, che mi dice?
come sei brutto. Ma non è vero. Ogni giorno mia mamma mi dice che sono un bambino molto bello e caruccio. Non so come, ma ci sono dei commentatori che applicano il gioco delle tre domande. Come in questo caso. Ho tre domande, infatti. Ma sei figlio di Marino? No. Continui a strizzare gli occhi, abbassare le luci. No. Dovevi proprio aprire un canale? No. E poi c'è un altro. A te chiamano nei talent? No. Fai pubblicità? No. Fai milioni di views? No. Allora cazzo parli, coglione. Coglione. Questa cosa della J. Coglione. Fa più figo dire coglione. No, perché è in dialetto. Strinzo. Cioè, sei uno stronzo piccolo piccolo. Caro. Perché tu saresti un esempio da seguire? ma censuriamo la tua faccia, coglione. Ah, ok. Va bene così? Sotto il video di Ermerdina, Ercorriere, Ermessia, Erfaina e Mister Bombolone Federossi ho ricevuto questo commento. E poi ci sei tu! Che perdi tempo parlando di due perditempo. Caro commentatore, poi ci sei tu che perdi del tempo a commentare sotto un video di un perditempo che parla di due altri perditempo. Che è ancora più grave come cosa. Non te ne rendi conto? Oh, è spuntato fuori un piccolo fascistello sperminello. Finto buonista di merda, zecca rossa, muori tu e tutti i bimbi di merda che ti seguono. Mamma mia. Ma no, i bambini che mi seguono io non li faccio morire, ma me li mangio vivi. Hai capito? Alleluia. Boban, ti piscio nei sentimenti. Bellissimo, Boban, ti piscio nei... Guarda, mi piace fare queste cose. Un po' zozze, incontriamoci e pisciamoci nei sentimenti a vicenda. Wow, il pissing è la cosa più erotica del mondo. In questo commento io chiudo questo sesto capitolo di Spermina la riscossa. Vi consiglio di andare a vedere tutti gli altri capitoli per tenervi aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo del web e su come ragiona l'utente medio. Speriamo non tutti, però comunque. A me capita ogni giorno di leggere e mi faccio di quelle grasse risate, voi non potete immaginare, ok? Passate a trovarmi su tutti i miei contatti social, io vi ringrazio per la vostra attenzione, ciao!